Ciao ragazzi, come state? Bentornati in questo nuovo video, bentornati con il vostro amico Ian, che è da un po' che non faceva video di questo calibro, cioè nel senso video proprio fatti apposta, perché di solito facevo sempre registrazioni di streaming, visto che sto aspettando per iniziare la nuova stagione della League of Legends, che vedo che voi la state aspettando con trepidazione, mi fa un sacco piacere. E allora, visto che ci vuole ancora un po', ho deciso di portarvi oggi un jungler che mi piace molto, cioè un champion che mi piace molto, perché, vabbè, perché mi piace molto, perché la nostra bot lane sta già fiddando. Inizierò a mutare tutti i ping tutti quanti per forza, perché sennò so già che impazzisco. Oh, che bello, che bello. Mutiamo tutto quanto. Tra l'altro abbiamo abbiamo Ezreal support e Jin Zhao AD carry. Però vabbè, can you pull me please? Allora, questo signor jungler è molto forte a clearare per via della sua Q, che si fa i campi in 3 secondi. Il problema è che va usato a seconda di cosa è meglio per il team. Nel senso, se il team è pieno di gente squishy, ovvero che non ha vita, cioè è debole, insomma, non so, magari è pieno di AD carry, è pieno di... pieno di mage, cose del genere, tutti squishy, allora andremo per la forma. Oh no, è vero che mi può stirare il pezzo di merda di Ivern, è vero che posso tirarmi il red. Cazzo, mi sono dimenticato, vabbè. Non vedo Ivern da una vita, per quello non ci ho fatto caso. Dicevo, nel caso i nemici siano tutti molto squish, allora andremo per la forma assassin. Però c'è da dire che in questo meta la forma assassin fa schifo. Cioè va proprio schifo. È molto più forte la Darkin. È veramente molto più forte la Darkin. E sarebbe meglio fare sempre quella. Però è anche vero che non puoi aspettare 4 minuti per avere la forma che desideri. Perché sì, Kayn deve aspettare 4 minuti per avere la forma che desidera lui. Cioè se no vi beccate quella di default, cioè nel senso, a seconda di che tipo di nemici attaccate, prendete delle stack di una certa forma e non potete cambiare con l'altra. Cioè se andiamo ad attaccare solamente champion melee, allora andremo a prendere le stack della forma Darkin, e viceversa se andremo ad attaccare solamente champion che sono dei tiratori o comunque dei champion che attaccano da distanza, beccheremo cariche della forma d'assassin. Non c'è proprio niente da fare. O fai così oppure aspetti. Cioè o la prendi subito la forma oppure aspetti 4 minuti. E in teoria bisognerebbe prendere quella che serve al team. Però se nel caso siete molto avanti, ora nel caso io fossi veramente tanto avanti, potrei anche fare la forma assassin nonostante loro abbiano Alistar e Ivern, che io so per certo che andranno tank, quindi sarebbe meglio la Darkin. Anche perché sì, hanno Kalista, ma è difficile shottar Kalista. Cioè insomma è un po' così. Però dipende, se ora io vado a gankare la mid lane o la top lane, prenderò per forza, proprio per forza, stack di ranged. Perché loro sono tutti ranged, tranne Alistar, loro sono tutti ranged. Quindi l'unica cosa che posso fare qua è andare a prendere la forma d'assassin. Purtroppo, cioè no, non purtroppo, però posso solamente prendere la forma assassin qua. Perché chiunque ganki a parte Alistar mi darà quella forma. Allora, io intanto qua mi faccio i campi di Ivern perché so che lui è top lane. Quindi glieli stilo, che tanto mi danno un botto di gold. Purtroppo non ha un engage potential molto alto Kayn, cioè devono proprio servirvela la kill. O stanno pushando tanto i nemici, oppure è molto difficile che riesco a gankarli prima della trasformazione, perché sì, è un casino. Andiamo via. Ok che posso passare tutti i muri che voglio, però insomma non è facile. Ah, per chi non avesse chiaro come funziona la... questa specie di... oh, ma vaffanculo, ho missato. Per chi non sapesse come funziona esattamente la sua E, lui può passare tutti i muri che vuole se in un secondo e mezzo da... cioè, in un secondo e mezzo da quando ha passato l'ultimo. Cioè, se io entro qua dentro, vedete? Io, se in un secondo e mezzo riesco ad entrare in questo, posso entrare anche in questo. Altrimenti non ce la faccio. Per quello i muri dovrebbero essere tutti possibilmente vicini. Se sono tutti vicini, allora è più semplice. Poi, ovviamente, nella forma da assassin la cosa è ancora più semplice perché con la...
perché la E ci darà ancora più velocità di movimento. Quindi se nel caso vedete la forma assassin che drifta in giro per la landa velocissimo, sapete perché. Perché guadagna velocità. Ivern e botlane. Ha gankato una volta sola però. Allora io andrò a farmi... non lo stalker, ma andrò a farmi questo. Poi ci mettiamo due di ste cose e purtroppo non posso prendere nient'altro. Adesso vediamo di gankare magari Zilean. Anche se non so. Prima vorrei fare il 6. Quindi mi farò i golem. Mi farò i golem. Poi andrò qua e vedrò un po' la situazione. Anche Toplane potrebbe essere una buona idea, eh. Però stanno tutti pushando purtroppo. Stanno purtroppo tutti pushando. Io al massimo potrei fare qualche counter gank. Allora, il mio red me l'ha fregato il pezzo di merda prima, eh. Sappiamo che me l'ha fregato. Quindi devo agire di conseguenza. Lui avrà iniziato sicuramente cioè, ha iniziato dal mio buff e poi è andato al blu. E poi è andato al blu, quindi devo tenerne conto. Allora, io sto maxando Q adesso, perché in jungle è molto meglio. E comunque, anche se maxi la forma Darkin, è buona anche la Q. Però anche la V è molto buona. Io sinceramente qua non saprei molto consigliarvi cosa è meglio maxare, eh. Perché in jungle è buonissimo, perché vedete che clear abbiamo, un clear pazzesco. Cioè io, raga, ho 50 minion, eh. Cioè io ho 54 minion, ho più minion di tutti i miei compagni messi assieme e loro sono solo laner. Vedete, Kane è un ottimo champion per... Se fate di forma Darkin è un ottimo champion per il late, perché come vedete, guardate che roba. Riesco tranquillamente ad essere allo stesso, se non sopra, ai livelli di tutti, cioè tutti sono... Solamente Zilean è più alto, guardate questo, guardate questo. Ok, è venuto, perfetto. Ragazzi, lo ammazzo, eh. O forse no. Ok, sarei morto, ragazzi, perché lo shield di Ivern mi avrebbe inculato. Ho dovuto far così. Non ho calcolato Cannon, my bad. Però mi sono preso un po' di stack, quindi è worth. Penso proprio che andrò comunque di forma assassin sto game, perché se no dovrei aspettare 4 minuti ed è troppo. Ed è troppo. Tanto questo oggetto ce lo dobbiamo fare per forza, eh. Cioè, questo oggetto ce lo dobbiamo fare per forza. E anche la Draktar ce la dobbiamo fare per forza, perché è troppo forte su di lui. Dopo la Draktar, sia se siamo in forma assassin, sia se siamo in forma Darkin, è buonissima la Black Cleaver. Poi dipende. Cioè, qua ci sta anche perché spacco l'armatura ad Alistair e sicuramente anche lui si metterà qualcosa di armor. E forse un po' di ninja time in giro, non si sa. Quindi è sempre buona la Black Cleaver, anche perché dà molto CD, dà un sacco di HP ed è molto molto buona. Poi la passiva è sempre utile. Vorrei farmi il Drake. In teoria posso farmi il Drake da solo. Cioè, non so, allora, da non trasformato non lo so. Da non trasformato non so se posso, eh. Tanto qua continuiamo. Mi raccomando, la cura dovete fare sempre da melee, cioè mai da lontano, perché se non la fate da melee prendete fate solamente un danno. La Q di Kane ha due danni, il dash e la rotolina qui, non so come spiegarlo, insomma la parte in cui rotea la lama, vedete? Sono due danni. Se invece la fate da lontano, prendete solo la parte. Cioè, prendete solo. Fate solo. Oddio, sono dislessico. Fate solamente il danno della parte della lama che gira. Adesso mi sa che maxo la W doppia. Riesco ad andare botlane? Riesco ad andare botlane? Riesco ad andare botlane. Non ho l'ultima. Se riesco ad andare botlane, è tanta roba. Vedete, facciamo un gank così. Facciamo un bel gank così. Ok, me ne vado perché mi ha buttato indietro, però ha flashato cosa, eh? Quindi ci sta. Mettiamo la ward lì, metti a caso che c'è cosa. Ok, ha wardato. Non posso troppo stare qua, eh. Cioè, è brutto star qua, però non ho altro dove andare. Potrei gankare midlane. Anzi, gankerò midlane così. Spero che non abbia l'ultimo. Vabbè, ma che palle, ma tutti il flash. Non sono riuscito a usare la R perché ero troppo lontano. Unlucky flash, flashano tutti, ci ho fatto flashare due persone. Porco due. Muoio perché flash, perché... Sì, mi sono salvato, ok, mi sono salvato. Madonna che culo, mettiamo la ward qua. Lui ha anche usato tutto, ha anche flashato, perfetto.
Yeah, il tipo ha 22.000, cioè io ne ho 61. A build, cioè io sono messo molto meglio, anche se lui ha già gankato una volta. Ok, ho usato il coso, perfetto, mettiamo questa. Vorrei prendere una pink. Vorrei prendere una pink, ragazzi. Vorrei prendere una pink. E sono anche sicuro che se vado di forma assassin farò cagare sto game, però me ne frega un cazzo. Purtroppo, ho detto, non posso stare ad aspettare 4 minuti. Non posso. Queste qua sono tutte cariche blu. Purtroppo non lo dice. Questa è una cosa che dovrebbero mettere. Cioè, non dice qua quante cariche abbiamo accumulato, tipo una percentuale. No, non lo dice. Cioè, devo saperlo io a ricordo. Cioè, vedete qua, le abbiamo create in 2 secondi. Cioè, devo ricordarmi io chi ho attaccato. Purtroppo. Ok, Kalista è morta. Mica, Ezreal sta andando full AP. Ma non ha neanche le ward. Cioè, proprio... Vabbè, ci sta, Ah, Ezreal l'AP è abbastanza fortino. Meglio di quello al D, perché fa abbastanza schifo come champion adesso Ezreal al D. Allora, visto che Ivan piace venire nella mia giungla, io quasi quasi metterei una bella pin qua. E continuo la mia opera di distruzione in jungle. Madonna i capelli, mica. Oggi li taglio, raga. Oggi taglio sti capelli. Mica, mo sembro Hitler. Oggi taglio sti capelli, non me li vedete più così. Ok. Siamo V. Sì, lo so che sto maxando come un pirla, però. Però ci sta. Z all'ultimate. Sta arrivando. Non ha più la E. Non ha più la E. Ah, volevo. Raga, volevo le cariche. Non volevo stilargliele, volevo solamente le cariche di passiva. Perché così ho fatto una gank inutile. Però vabbè, ci sta, dai. Ammazziamo sto coso, dai. Sì. Buona, VP. Oh, perfetto, raga. Abbiamo tutte le cariche, andiamo di assassin. Come avevo già detto, perché sì. Cioè, loro sono parecchio squishy, quindi ci può stare anche, ci può stare anche. Poi è la forma che sinceramente a me piace di più. A me sinceramente questa forma piace molto di più, perché vabbè, io ho il cuore d'assassino, quindi quindi già lo sapete. Adesso vi faccio vedere quanto va veloce. Quanto va veloce con lei, qua. Guardate quanto va veloce. Mi posso passare tutti, letteralmente potete passare tutti i muri. Vabbè, qua no, perché ce l'ho ancora a livello 1, Ovviamente ce l'ho ancora a livello 1 la skill. Cioè, più livelli prende e più aumenta. La velocità, cioè la durata. Allora, adesso maxo sempre W, perché allora il principio più o meno è quello. Cioè, se vai di forma Darkin ti conviene. Aspetta un attimo, vediamo se riusciamo a fare qualcosa qua. Ah, ok. Mamma mia i danni. Vabbè, gli ho fatto un po' danno, ci sta. Gli ho fatto un po' di danno, ci sta. Tanto c'ho ancora le pozze. E ho la E per curarmi. Cioè, la E mi cura di 135, perfetto. Ho preso l'assist, nice. Ho preso l'assist. È stato worth. Andiamo ad aiutare Zed. Riusciamo? Non ne ha bisogno, perfetto. A questo punto io mi farei il blu e poi il Drake. Ah, Zed potrei anche dargli le 4-0, potrei anche dargli il blu al signore. Però serve tanto anche a me. Chi è che mi scrive su... Vabbè, non lo so chi mi scrive su Facebook, lo vedrò. Però ora voglio farmi il Drake. Quindi lo smite lo devo tenere. Boom. Perfetto. Nice. Adesso mi faccio questo qui. Potrei anche andare a invadere Ivern in giungla adesso, perché così lui sicuramente verrà da me. Cioè, starà venendo o a botlane o vicino al Drake. Quindi, se vado da lui in giungla forse è meglio. Non è ancora scoppiato sta cosa. Non c'è. Raga, a questo punto io andrei botlane. No, non c'è. Non c'è. A questo punto andrei bot, perché mi sa che si può... Ok. Killato.
Non mi arrischio a prendere anche lui. Ho sbagliato, ho missato la W. I'm a bit noob. Mica, sti due botte ne stanno spaccando comunque. Draktar e Record Bow. Madonna. Ok, perfetto, perfetto. Pensavo fossero scarsi, invece. Bravini, bravini. Guarda, guarda qua, ci passiamo tutti i muri qua adesso, eh. Ok. Mi date una manina gentilmente a farmi sto robo? Mi date gentilmente una mano a farmi sto coso? Mi sa che non me la daranno la mano, la sapete. Vabbè, in teoria mi posso curare con la E. Ah, ma ce la faccio. Forse riesco anche a salvare. Perfetto. No, la bomba. Ma non veniva vicino a me. Madonna, che troll. È venuto apposta vicino a me. Pezzo di merda. Ok, siamo uno 0-3. Abbiamo un bot. Abbiamo il doppio di minion del tipo. Il doppio. No, abbiamo più minion di tutti quanti loro. Cioè, tanta roba. Posso farmi questa? No. Allora, visto che non posso farmi questa, tanto vale che mi completi le scarpe. Ovviamente le Mercury, perché sono un assassin. Ovvero, non devo prendere CC. Quindi vado così, bello tranquillo. Alla fine questa potrebbe essere una League of Learning, ragazzi. Perché vi ho spiegato un bel po' di cose. Però io volevo iniziare da Aatrox. Che faccio? Inizio da Kane? Ma non ho ancora la copertina. Ah, che palle. Se no l'avrei già fatta. No, ma la voglio fare molto migliore. Cioè, la voglio fare molto migliore la League of Legends nuova. Cioè, voglio proprio spiegarvi tutto, tutto per i giocatori che comunque non sono abituati a giocare a LoL. Cioè, il mio target sono loro alla fine. Non voi. Cioè, sì, no, tutti quanti, eh. Però il mio target sono quei giocatori che non sanno proprio. Sanno proprio poco. Cioè, io devo insegnare proprio a giocare da zero. Quindi devo spiegargli tutte le spell. Come ruotare, quelle cose lì, insomma. Cioè, qui. Tipo adesso qua dovrei sapere cosa fare. Tipo qua qua ci può stare far così. Posso ultare gentilmente. Ok. Perfetto, vedete, la ulti sua è buona, molto molto buona, anche per l'escape, perché noi possiamo rimanere dentro al suo corpo per 2 secondi e mezzo, se non la riclicchiamo. Ah, che figlio di puttana, se non la riclicchiamo, Se non la riclicchiamo possiamo rimanere nel suo corpo per 2 secondi e mezzo. Quindi questo mi dà tempo cioè, spazio di manovra per scappare. Come vedete avevo parecchie opzioni, cioè, avrei avuto parecchie opzioni se avessi avuto la E. Purtroppo ne avevo poche qua. Cioè, con la E attiva potevo andare vicino al muro e poi. Aspetta che sta arrivando Ken. Perfetto. Vedete, la forma assassina è molto buona. Cioè, facciamo tanti tanti danni, E lui è Ivern, quindi ha un botto di shield. Ma come si clear le wave poi? Tanta roba. Dicevo, si può usare la ulti anche per escape. Basta che comunque colpite. Basta che colpite una volta. Perché la sua ulti funziona in questo modo. Colpite una volta e poi potete ultare. Un po' come il knock-up di Yasuo. No cappate, poi colpite. Io sono entrato dentro di lei. Eravamo, se non sbaglio, qua. E poi ho flashato dall'altro lato perché lei mi ha portato vicino al muro. E così Alistair non è nemmeno riuscito a farmi il CC. Tanta robina. Questo ce lo prendiamo. Ok. Vedete, ora ho anche il cooldown molto molto buono. Mi faccio la Draktar. E potrei andare direttamente di Yomu per proprio fare tutto a full assassin. Infatti è quello che farò. Però dopo la Yomu ci sta a farsi. Ci sta a farsi un Black Cleaver. O comunque una Guardian Angel sarebbe buona. Abbiamo 3 Draktar in team. Una Guardian Angel sarebbe molto buona. Perché comunque, ripeto, sono un assassin. Sono squishy. Se entro male in team, in teamfight sono morto. Ora voglio fare più in fretta, quindi passo attraverso tutti i muri che posso. Questo ce lo prendiamo. Adesso in teoria con la Draktar, se trovo qualcuno fuori posizione lo scoppio. Cioè, se trovo sventuratamente Kalista fuori posizione la scoppio. Anche se credo sia andata top lane. Potremmo provare col tizio? No, ma è già morto. Ah, maledizione. No! Kalista, si facci colpire! Mi fai smitare? Ok.
Ah, distrutto, raga. Morto, poi entriamo nel muro. CC. Attacchiamo, tanto è tipo... Perfetto, double kill. Easy. Easy. Non dovevo far così, in teoria. Cioè, voi con Kane dovreste uscire fuori dal muro, letteralmente, a sorpresa, a seconda di dove sta il nemico. Uscite dal muro, usate la W, la Q e poi la ulti e la shottate, perché... Perché la ulti resetta la Duskblade, quindi prima autoattacco, poi ulti. Se trovassi qualcuno ve lo farei vedere, però mi sa che questi qua si arrendono adesso. Se trovassi qualcuno, vi farei vedere come fare. Hello? Mi lasciate qualcuno da uccidere? Kalista? Kalista che viene qua? Kalista? No, Kalista viene qua. Non riesco con Kalista e Zilean, perché Zilean la... La cura, cioè la cura, la fa risorgere. Potrei uscire da qua dietro. Vedete? Oh, aia. Perché non ho... Ah, non ho l'ulti! Ok, ora ce l'ho. Ah, cozzo, l'ignite! Raga, non avevo l'ulti, perdonatemi. Non me ne ero accorto. Che idiota. 290 di ignite. Però sbaglio sempre la W. La W non è facilissimo da prendere, eh. Non posso, chiudo. La W non è per niente facile da prendere, cioè... Ci vuole un po' di abilità. What? Mate, che sta a fa? Che fa sto zio? Che fa sto Zed? Ma è pazzo! Se l'ha giocata anche così bene. Se l'ha giocata anche quasi bene. Poi, boh, si è perso nel bicchiere d'acqua. Dicevo... Che non è facile entrare di W, soprattutto su Kalista. Cioè, io l'ho tirata pensando, boh, va lì, e invece, un cazzo, ho preso Zilean. Che Zilean, c'è la sua ulti. Allora, adesso andiamo. Ho ancora la E all'1, eh. Adesso faccio il 13 e ce l'ho al 2. Così avrò... Ce l'avrò più spesso. Cioè, non ce l'avrò più spesso. Sì, ce l'avrò anche più spesso, giustamente. Ah, no, niente, sto cazzo, devo stare il 13. Devo aspettare il 13. Mica fa malissimo. Fa malissimo, Zenzao. Fa malissimo. No, vabbè, che bastardo. Cioè, che culo poi. Fermati. Vabbè, raga, vado da Kalista a sto punto. Non c'è nessuno che la protegge. Ok, questo dovete fare. Ma Dio buono, raga, non sono riuscito a cliccare R perché mi ha fatto il CNCC. Potevo flashare, però pensavo di riuscire a farlo. Che palle, Zilean. Ecco, vedete, quando ci sono tanti CC, purtroppo subite. Ma questo è il triste destino di un assassino. Shotti, ma vieni shottato se sbagli anche un pochino. Io direi che possiamo farci il baron qua. Possiamo farci il barone molto semplicemente. Vedete, ora qua sta pushando e loro hanno da badare i minion, cioè, e la grossa minion wave. Quindi noi siamo già posizionati abbastanza bene. Ok, hanno messo vision qua. Se questo muore... Come cazzo gioca questo? Bravo! Ok, non possiamo farci più il baron. Wow, i danni, il cannone, la bombetta, rip. Vabbè, sti cazzo, ormai mi faccio questo. Mi sa che devo uccidere Zilean, però non posso one-shottarlo perché c'ha l'ulti. Non posso one-shottarlo perché ha l'ultimate. Ok, c'ho 30 CD, ora le mie spell si ricaricano in parecchio tempo, cioè in pochissimo tempo. Nice. No, il baron in 2 ovviamente non ce lo possiamo fare. Cioè, ho bisogno per forse di un tank per fare il baron. E non ce l'abbiamo. Cioè, sì, c'è Olaf. Vediamo un po'. Entriamo nella giungla nemica. Con Kane in forma assassin, se siete molto avanti come sono io, ci sta di brutto entrare nella giungla nemica, eh. Every corpse a lesson. Every threat a target. Vabbè, ma avete rotto il cazzo. Vabbè, ma mi avete rotto il cazzo. Ma che palle. Dovevo flashare anche stavolta.
Va bene entrare giù con un'amica, ma non così a idiota come sto facendo io. Niente, ho bisogno della Angel. Ho bisogno della Angel, mi hanno ucciso due volte in modo stupido. Ho bisogno della Angel, di fare sto Baron. Mamma mia, i CC che hanno, ragazzi. Loro hanno un botto di CC. E ora questo qua non si è messo l'Ardent, per fortuna. Per fortuna non si è messo l'Ardent. Bravo! Ush, che danni! Che danni, madonna, i danni di Ezreal. Ha ultato? No, non ha ancora ultato, però non ucciderà mai. Andiamo, andiamo, mate. Sto dicendo mate a me stesso. Vedete, vedete che ora non potevo più. Bravo, Ezreal. Ragazzi, possiamo farci il Baron, eh? Ragazzi, venite al Baron, dai, aiutate. Mi serve solo... No, ma non mi serve solo... Serve anche un po' di DPS. Mi servirebbe Xin Zhao. Xin Zhao. Cazzo di nome, pronunciato maledetto. Dai, non devo tankare io, non devo tankare io, eh. Madonna, ho la flinto persa. Cioè, dovremmo riuscire a farlo, abbiamo abbastanza danni. Kaboom! Nice. Easy Baron. Non facciamoci uccidere adesso. Fammi sto robo. Lì c'è una ping che non ci voglio andare vicino. Però ci andrò vicino, che non c'è nessuno. Tiriamola via. Perfetto. Facciamo esplodere sto coso che mi sta scomodo. E adesso dovremmo fare un bel team fight perché siamo più forti noi. Però posso entrare nella giù. No, niente, raga. Troppo veloce. Cioè, è ancora più veloce di me. È ancora più veloce di me, sto tizio. Allora, Xin Zhao sta split pushando top lane, che non è una brutta idea, eh. Il che non è una brutta idea. Tu. Ah, se ne ha recollato. Mo no. Zilean. Non avevo visto come ha tirato la bomba. Via, 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 via. Madonna, quante war ci sono? Vabbè. Troppe ward. Troppe wards. Ancora, è qua, è qua. Ok. Ma però è un casino entrare in fight con loro. Sono pieni di CC. Che cazzo fa? Che cazzo fa? Dovremmo pushare le wave e poi andarci. Guarda quanto è veloce. Forse si è ultato? No. Vabbè, ora è buona. Questa torre è mezza morta, ok. Questa torre è mezza morta e cadrà. Perfetto, tiriamo giù l'inhibitor. Intanto Zed sta pushando top lane. Se questa arriva, in teoria muore. Ora me ne devo andare, però. Troppo rischiosa. Via. Allora, questa la tiriamo via. Ok. Andiamo mid lane. Vedete, ruotiamo dove sta la wave. Tiriamo giù tutto, tanto i danni sono pieni. Ancora non posso entrarci. Ah, ma non ho preso niente. Ma questo qua c'ha... Che palle. Oh, prenderò qualcuno con la W prima o poi, eh. Fammi entrare dentro Alistar, va. Ok, muoio. Non muoio, non muoio. Smettiamo. Ok, direi che abbiamo vinto. Wow, bravo Zed, raga. No! Sto gran cazzo. Sto gran cazzo. No, non dirmi che muoio così, eh. Vabbè, ma sono un pirla. Pure executato. Vabbè, raga, io spero che comunque il video vi sia piaciuto. Spero di avermi insegnato qualcosina su questo champion. Molto, be molto bello, molto divertente. Potevo giocarlo meglio, però non era molto facile con questo team pieno zeppo di CC. Ora, se i miei compagni si degnassero di finire... Ecco, ora ci muori. Ora ci muori e te lo meriti. Che culo. Ok, spero che vi sia piaciuto, se vi è piaciuto mettete like, condividete e noi ci vediamo al prossimo. Ciao!